Alla rincorsa della Pisana Calcio 8, i padroni di casa della Golbet, alla rincorsa di un posto ai playoff, la Roma Calcio 8 GSA alla sinistra dei vostri monitor, tutte e due vogliose di iniziare alla grande il proprio 2017. Ben ritrovati nel gelo dello Sport City, questa è la penultima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, semplicemente Golbet Roma. Inizio con noi Principalli, Falso 9, Tubani ad agirli vicino con Morizzi e Stornelli anche in appoggio. È una formazione molto offensiva quella che in questi primi minuti in campo Mauro Carboni prova ad opporre alla Roma di Roberto Rossi. Giallorossi oggi in maglia arancio che provano ancora a difendere, respingono il primo tiro, poi Morizzi vicinissimo all'incrocio. Puto. Palla al lato corto dell'area di rigore, scavata dentro, Stornelli la tocca, prova a coordinarsi Cossu in area e poi la palla è finita dentro, ma il gioco era fermo. Sterbini, ragionamento della Golbet, costretta a questo tipo di gioco da una Roma attentissima per ora a coprire ogni linea di passaggio, primi minuti con poche occasioni. Palla al piede, difficile fermarlo, le sue finte, doppi passi al lato corto dell'area di rigore, entra, va giù Seferi. Vicino alla linea, vediamo la decisione dell'arbitro. Seferi entra dentro, sì, è calcio di rigore per la Roma. Parte Seferi. Mancino che spiazza, Manuel Opara è il vantaggio della Roma Calcio 8 GSA con il suo capitano che si guadagna il rigore e lo trasforma 0-1 allo Sport City. Azione. Intercambiabili quelli della Golbet, attenzione a Goletti che la lascia in area di rigore, franano addosso a un giocatore della Golbet, le proteste ma si continua. Vengono alla fine espulsi il presidente della Golbet Calcio 8 Andrea Cincetti e mister Mauro Carboni. Serve ordine alla Golbet, provano a metterlo con questa azione in bel palleggio i blu cerchiati. Tubani, Goletti e poi la palla sulla traversa, incredibile. Che spinge Valerio Parroni, gliela chiamano da tutt'altra fascia, il cross che parte, stufa Opara, deve andare in tuffo con la testa. Lungo linea, Seferi, 1-2 che si chiude, esce Opara, Seferi lo vede, va non lontano dal secondo palo. Ancora la Roma che regge, Principalli in palleggio dentro, Tubani, doppia deviazione, la palla esce fuori, c'è Garofalo che non può tentare il tiro, allora va ancora da Stufa, il destro di Stufa, Goletti a due mani, poi la Roma rinvia. Oh, terza se consideriamo che il Cotton Club l'ha scavalcata vincendo nella partita precedente 0-4 con l'Atletico Fiumicino. Attenzione in area di rigore a Tubani, c'è subito un gran recupero su di lui da parte di Paoli. Poi la palla rimane in area, altra traversa della Golbet, stavolta con Principalli. Stighe di Mauro Morizzi, ne mette due in barriera. Parte proprio Morizzi a giro con la mano di richiamo, una grandissima parata di Goletti. L'estremo difensore della Roma che riscatta così un paio di interventi incerti nel corso del primo tempo e direttamente da corner e poi poco prima di uscire per far posto a Monteforte la mette dentro Principalli e il pareggio della Golbet Calcio 8 direttamente da calcio d'angolo. Eccolo uscire, ma missione compiuta, Lorenzo Principalli. Principalli, allora Pantaleoni a far correre Principalli, il tacco è buono per Carboni che la rigioca, Pantaleoni da fuori, grande azione della Golbet e qui tutta di prima. Però vediamo, cartellino giallo per Cossu che poi litiga un po' con Pantaleoni, un cartellino rosso mostrato a Cossu che abbandona il campo e lascia la Roma in 7 al termine comunque di una buona prestazione. Stufa che porta fisicamente fuori la sua Golbet, occhio Monteforte dal vertice, il diagonale arriva con un istante di ritardo, in scivolata dall'altra parte Principalli che poi si districa nel contropiede lanciato da Tubani che raccoglie il passaggio di ritorno, lo dà a Monteforte alto sulla traversa. Però che la recupera Stufa che riesce ad andare ancora da Matteo Monteforte, punta l'avversario, vince il rimpallo, Monteforte in area di rigore, toglie le castagne dal fuoco, completa una rimonta importantissima
per la Golbet Matteo Monteforte che va a dedicare il gol qui sotto al presidente Cencetti. È 2-1. Alcini lo è di meno, ma dialoga con Liotti che sbaglia clamorosamente. E allora Tubani le sue finte, si libera Tubani, salta un altro uomo, è solo in aria, Tubani mette anche a sedere Goletti e fa 3-1 contro una Roma tutta proiettata in avanti e con l'uomo in meno. Segna Tubani, 3-1. Triplice fischio del direttore di gara che sancisce una vittoria soffertissima per la Golbet Calcio a 8 contro una Roma che cede solo nel finale con l'uomo in meno per l'espulsione di Cossu. Finisce 3-1 e la Golbet si presenterà al big match contro il Cotton, ancora avanti di un punto.